Ciao amici, buona settimana a tutti. Ciao Simona, ma per me non è una gran settimana, no. Ma perché? Sta arrivando il caldo. Finalmente possiamo andare al mare, in piscina. Inizia il periodo delle gite fuori porta. Ecco, vedi Simona, il problema è che ho la cellulite. Oh, capisco. Ma sai una cosa? Avere la cellulite è normale. Non è una strana malattia o una sfiga terribile. Dipende dalla fisiologia della pelle e dei tessuti. Davvero? Ma sei sicura? Certo, anzi, facciamo così. Questa settimana parlerò proprio di cellulite. Vi anticipo subito che tutti i consigli che vi darò sono utili sia per le donne che per gli uomini. Già, perché pare che la cellulite colpisca sempre di più anche i maschietti. E se siete tra i fortunati che non hanno di questi problemi, troverete comunque consigli utili per fare prevenzione e tonificare la pelle, che non guasta mai. Tra l'altro, avete letto? Pare che la cellulite colpisca anche i VIP e quando succede si scatena un putiferio. Tra i titoli dei giornali di questi giorni spicca che Kim Kardashian ha la cellulite. Inutile dire che sui social si è scatenata una vera battaglia tra haters, come si chiamano oggi i criticoni, e i sostenitori della povera Kim, che stava solo in vacanza tranquilla con la sua famiglia. Ma Simona, che fai? Ti metti a parlare di gossip adesso? No, è che la notizia mi ha colpito. Ma da quando avere la cellulite è diventata una colpa, un'accusa? Allora mi sono detta, ci sono un sacco di idee sbagliate sulla cellulite. Simona, devi fare qualcosa, fai un video. Quindi mercoledì nel mio vlog voglio sfatare un po' di falsi miti sulla cellulite e recuperare insieme l'autostima perduta a causa della pelle a buccia d'arancia. Wow! E per noi che VIP non siamo e non abbiamo la fama per farci perdonare la cellulite, domenica svelerò la mia routine anticellulite. Nel frattempo, fatemelo dire, mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video, e unitevi al bel gruppo di amici iscritti al canale. Basta un click, è facile, così, e attivate le notifiche. Basta cliccare l'icona della campanella qui sotto. Ma dai, sono sicura che con i miei consigli otterrete ottimi risultati. Intanto condividete questo video, così anche i vostri amici e le vostre amiche sapranno come sconfiggere la cellulite e vi ringrazieranno. E come esercizio questa settimana alleniamoci a volerci bene. Il primo step è dimagrire, stare in forma, amare il proprio corpo, decidere di prendersene cura. E pensare positivo, come spiego in questo video, aiuta davvero. Bene, vi aspetto presto qui sul canale, naturalmente. Ciao! E per noi che VIP non siamo? E la cellulite però abbiamo?